sono la mamma di due ragazzi adolescenti di 15 e 18 anni che fanno la prima e la quinta superiore. Sono dei ragazzi che sono in casa da un anno, perché i ragazzi più piccoli un po' sono andati a scuola. Loro da un anno, non so, sono andati 3 mesi, diciamo, ma mesi così. Sono che una di loro, visto che fa la quinta, anche l'esame di maturità. Con 2 anni bruciati di scuola, vorrei capire un attimo che diploma prenderanno questi ragazzi. Perché non hanno fatto né un'attività di scuola lavoro, non hanno fatto neanche lo stage. Io vorrei vedere un attimo che futuro li offre. Perché in tutto questo, in un anno di virus, vorrei capire un attimo un'altra cosa. Nessun supermercato non è mai stato in quarantena. E invece la scuola, se un bambino ha raffreddore, tutta la scuola si chiude. Hai dovuto comprare 2 computer? No, il computer non mi sono permessa di comprare, stanno facendo accolte al telefono. E peraltro... Ma ce la fanno con il telefono? Fanno fatica, giustamente, fanno fatica. Fanno fatica. E questo l'abbiamo anche dimostrato, perché visto che settimana scorsa abbiamo fatto l'intervista della Rai 3 sulla nostra casa e come i ragazzi, poverini. Che poi più non vanno, più non escono, più non hanno la voglia di uscire. A mio figlio, quando gli ho chiesto di 14 anni cosa desidera, se iniziare la scuola o no, mi ha detto no, meglio questo a casa. Teme un abbandono scolastico? Certo, certo. Io ho 4 computer in casa e i miei figli sono comunque tranquilli, sono sereni, quindi non vivo questa cosa con pesantezza. Devo dire che anche la mia azienda, assolutamente per le esigenze delle mamme, va incontro. Quindi, però è proprio una questione di giustizia. In fondo stanno facendo un lockdown selettivo per età, quello che avevano detto che è anticostituzionale, perché i ragazzi sono gli ultimi a essere tutelati e i primi a essere sacrificati, sempre. Io consiglio che tutto il convivente si resta un cilalone a scuola!